Si è presentato ufficialmente il nuovo gruppo parlamentare Coraggio Italia. Si chiama così il nuovo soggetto politico voluto da Giovanni Toti e Luigi Brugnaro, rispettivamente presidente della regione Liguria e sindaco di Venezia. L'obiettivo dichiarato di Coraggio Italia è quello di ereditare l'elettorato moderato di centrodestra dal partito di Berlusconi, oltre a rifondare un'area moderata e liberale del centrodestra. Tra i fondatori di questo nuovo partito c'è anche il senatore Gaetano Quagliariello, che, assoverato in Calabria, ha battezzato la prima di Coraggio Italia. Campano di nascita ma abruzzese di adozione politica, Quagliariello ha delineato le mosse in vista dei prossimi appuntamenti della coalizione, lanciando segnali di distensione verso Forza Italia, i cui rapporti non sono così distesi. Avere un centrodestra che sia equilibrato, nel quale ci sia la destra, ma ci sia anche una componente liberale, conservatrice, che non schiacci l'occhio all'altra parte, che sia moderata, ma che abbia la schiena dritta. Forza Italia all'inizio non l'ha vista bene, però mi sembra che le reazioni iniziali, insomma, sono state messe da parte. Francamente, le porte di questo esperimento sono aperte. E magari vi facesse parte anche Forza Italia. Molti contatti per Coraggio Italia ci sono stati anche nella regione Molise, rivela Quagliariello, in una regione dove c'è tanto da fare, ma che ha anche bisogno di una proposta in grado di tenere insieme esperienza e novità. La regione Molise c'è tutto da fare, non le nascondo che ci sono stati molti contatti in questo tempo. Questa è la vera novità della politica, quella di costruire delle comunità non autoreferenti, nelle quali ognuno abbia un ruolo. Tenga conto, e mi consenta una metafora calcistica, un vecchio giocatore può essere un giovane allenatore. C'è sempre una posizione, però bisogna tener conto anche della propria condizione biografica e del vissuto. Questo vale innanzitutto per il sottoscritto. Ma ovviamente nessuno si può sentire esente da questa regola se vorrà partecipare a questo progetto, al progetto di Coraggio Italia.